Ok ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi parleremo di tecniche di intensità, tutto quello che devi sapere, più o meno a monte prima di iniziare, e dei risvolti pratici alla fine. Allora, si parla spesso di tecniche di intensità e sono viste come un po' un sacro graal da utilizzare che massimizza i risultati, un qualcosa per rendere gli allenamenti più divertenti, ed effettivamente è così. Però cerchiamo di fare chiarezza, perché sono in qualche modo un'arma a doppio taglio, dobbiamo sapere quando utilizzarle. Sono, dal mio punto di vista, io sono un grande sostenitore delle tecniche di intensità, le adoro, sono veramente un tool che dobbiamo sapere utilizzare assolutamente, che ci permette di fare la differenza tra un buon bodybuilder e un grosso bodybuilder. Però bisogna saperle utilizzare, perché se non sappiamo utilizzarle, tendono soltanto a frenare quelli che sono i nostri risultati, quindi credetemi su questo. Allora, partiamo dal presupposto: a me non piace parlare di tecniche di intensità generali. Difatti, nel libro, per chi l'ha letto, il capitolo dedicato alle tecniche di intensità parte da una classificazione, ossia parte dal ragionamento, ma perché nessuno ha mai cercato di classificare tecniche che sono totalmente differenti, dando una logica, ok? Ci sono tecniche con uno scopo, tecniche con un altro scopo, si parla di tecniche di intensità, ma realmente molte tecniche neanche aumentano l'intensità, ok? Quindi dobbiamo partire da una classificazione, e ragioniamo in particolare con una divisione, ok? Ci sono due tipologie di tecniche di intensità, due macro sistemi. Un primo sistema riguarda le tecniche che vanno a variare lo stimolo che andiamo a dare, quindi danno uno stimolo sostanzialmente diverso, e il secondo sistema riguarda tutte quelle tecniche che vanno ad aumentare lo stimolo che diamo, ok? Quindi aumentano, enfatizzano lo stimolo che stiamo dando, che sono effettivamente le tecniche che in un certo senso aumentano l'intensità, ma anche qua c'è un e lo vedremo tra un attimo. Le prime tecniche possono essere per esempio il doppio impulso, ossia il fatto di fare una ripetizione totale in uno squat, scendo, salgo a metà ROM, riscendo e risalgo ancora. Questo si chiama doppio impulso. Praticamente faccio una ripetizione totale e una mezza ripetizione, e lo scopo del doppio impulso è per esempio quello di dare più enfasi in un determinato tratto di ROM, che può essere limitante, che può essere più efficace per quello scopo specifico, per quell'esercizio specifico, eccetera. Ancora, tecniche del genere sono le tecniche che prevedono una sosta in stretch o una sosta in squeeze, in massimo accorciamento. Quindi pensiamo a fare delle croci con, per ogni ripetizione, 5 secondi in massimo allungamento in cui tengo tensione e poi riparto, oppure allo stesso tempo un pull in cui per ogni ripetizione strizzo per 3 secondi il dorso. Ok, anche in questo caso voglio enfatizzare un certo tratto di ROM per una determinata questione, aumentare il danno muscolare piuttosto che massimizzare la connessione mente-muscolo, eccetera. E queste tecniche, questa macro categoria di tecniche, non rende l'allenamento più intenso, anzi molto spesso ci rende molto più precisi e diminuisce il carico che utilizziamo e diminuisce l'impatto neurale che abbiamo, aumentando per esempio la tensione meccanica o un meccanismo di adattamento sul distretto. Quindi sì, il distretto viene stimolato meglio, diciamo, però non rende e non aumenta l'effort della sessione. E queste tecniche possono essere veramente utilizzate da tutti, anche dai neofiti al loro primo giorno di allenamento. Primo giorno magari no, però tendenzialmente possono essere utilizzate anche dai neofiti. Di nuovo, perché anzi migliorano quella che è la capacità di reclutamento del distretto, quella che è l'esplorazione dei diversi schemi motori, la capacità di tenere tensione in tutti i tratti di ROM, di esplorare e sentire il proprio active ROM. Insomma, danno tanti benefici a livello proprio cettivo ed esterocettivo per l'atleta, quindi vanno e dovrebbero essere utilizzate sin dall'inizio, logicamente non sparandole a caso ma con uno scopo specifico. Cioè, se utilizzo uno squeeze, uno stretch, un doppio impulso o un'enfasi in eccentrica, un'enfasi in concentrica, io voglio esattamente raggiungere uno scopo, e le logiche dietro alle tecniche di intensità l'ho spiegata nel libro in maniera molto dettagliata e andrebbero viste tecnica per tecnica, logicamente. Quindi casomai ci dedicheremo dei video, vediamo un attimo, ci saranno i video sull'Academy, sul Rhino Nation, in cui ne parlerò. Ora, la seconda famiglia va effettivamente ad aumentare l'intensità, e qua scalasino. Allora, ipotizziamo dei cluster set, quindi il fatto di dividere per esempio la mia serie in grappoli, quindi invece di fare una serie da 20 faccio 4 cluster da 5 ripetizioni, 4x5 20, con 15 secondi di recupero, con un carico che magari me ne permetteva 15, quindi aumento il tonnellaggio, ho sempre un solo failure point finale e ho utilizzato un cluster set. O ancora un rest pause, quindi arrivo al mio cedimento, per esempio sulle 15 ripetizioni, riposo altri 30 secondi e poi sparo altre 4-5 ripetizioni, ok, tirata la morte. Di nuovo un drop set, quindi arrivo al mio cedimento, posso riposare o non riposare, comunque diminuisco il carico e vado a intervenire con altre
ripetizioni con un carico più basso. Ok, tutto questo che cosa comporta? Comporta aggiungere effective reps, quindi ripetizioni efficaci, comporta aggiungere failure point, nella maggior parte dei casi, potrebbe anche non farlo, però generalmente failure point, quindi va a enfatizzare un determinato stimolo. Nel caso del drop set, ma ci arriviamo tra un attimo, in realtà enfatizzo un altro stimolo, ok? Però sempre mediante un in qualche modo un aumento dell'intensità, ok? Allora, queste tecniche dovrebbero essere utilizzate veramente soltanto alla fine. Ora, logicamente, atleti intermedi ogni tanto possono essere inserite perché danno più pepe all'allenamento e fanno provare degli stimoli differenti. Insomma, è un po' come a pallavolo, quando sei all'inizio neofita, magari una, due, tre volte ti fanno fare la battuta dall'alto, non lo so, immagino qualche esperto di pallavolo me lo scriva qua sotto nei commenti, però da qualche parte devi iniziare a farlo anche quando non è la tua battuta principale, in modo che comunque inizi a prendere dimestichezza. Quindi va bene che l'intermedio, o volendo anche il neofita, sperimenti un drop set, per esempio, per capire un attimo, per dare uno stimolo differente o per iniziare a fargli capire come sarà l'andazzo nei prossimi anni, ok? Che è una cosa altrettanto importante. Però generalmente riescono a esprimere il loro massimo potenziale solamente quando siamo avanzati. Perché questo? Allora, prendiamo per esempio la logica di un rest pause, ok? Si tratta di fare una serie a cedimento. A questo punto, invece di aspettare e fare un'altra serie, io recupero 30 secondi, sparo quante più ripetizioni possibili e in altri modelli di rest pause, come esempio quello utilizzato nel DC Training, il più comune, riposo di nuovo altri 30 secondi e sparo di nuovo quante più ripetizioni possibili. Allora, l'idea qual è? Quella che io arrivo a cedimento, quindi farò per esempio 10 ripetizioni, di queste 10 ripetizioni le ultime 4, le ultime 3 saranno effective reps e alla fine toccherò un failure point finale, ok? Quindi un punto di cedimento. A questo punto quello che succede è che recupero, ma utilizzo un recupero incompleto, 30 secondi neanche riesco a recuperare 50% dell'ATP, quindi stiamo parlando veramente di una piccola percentuale di ATP che si recupera, e a questo punto sparo altre ripetizioni. Avrò accumulato fatica, ok? Quindi non farò con un 10 RM 10 ripetizioni, ma me ne usciranno magari altre 4, altre 5 al massimo, se ho utilizzato veramente un 10 RM. Ok, perfetto. Di queste 4-5 saranno bene o male tutte effective reps. Ok, questo è un bel vantaggio. E avrò toccato un altro failure point. A questo punto recupero altri 30 secondi, di nuovo l'ATP non riesce a recuperare veramente se non di poco, e mi usciranno altre 2-3 ripetizioni al massimo, che saranno sicuramente tutte e due effective reps, e toccherò un altro failure point. Per il concetto di effective reps e failure point andate a vedere il video sulle reps in reserve che ho fatto, se riesco ve lo butto da qualche parte qua, ma sicuramente quando monterò il video lo caricherò su YouTube, me la sarò scordato, quindi chiedo scusa per questo. Sono tragico come influencer, però sparo là informazioni, accendo la camera, e questo è quello che riesco e so fare meglio, scusate di questo. Allora, torniamo a noi. Ora, quando all'atto pratico si va a utilizzare questo cluster set, questo rest pause, che è una forma di cluster set, che cosa succede? Le persone fanno 10 ripetizioni, poi aspettano 30 secondi e ne sparano altre 6-7, a volte anche 8. Aspettano 30 secondi e ne sparano altre 5-6. Qual è il problema? Che logicamente non stai utilizzando sicuramente un 10 RM e nella prima serie non ti sei veramente spremuto. Quindi sostanzialmente hai accumulato tante ripetizioni con un carico totalmente diverso da quello che avresti dovuto utilizzare. Di queste ripetizioni poche saranno effective reps e il failure point che avrai toccato sarà soltanto uno alla fine. Quindi hai disperso molte energie, perché hai fatto tanta roba, per poche effective reps e un solo failure point. Se vogliamo ragioniamola così, all'interno di qualsiasi schema, di qualsiasi sessione di allenamento, lo stimolo vero e proprio è rappresentato in ultimo da quelle che sono le effective reps e il failure point. Ovviamente su schemi di lavoro diversi, quindi non posso prendere un esercizio e fare quante più effective reps possibili perché darò un solo stimolo accentuato su un esercizio, mentre invece voglio diversificare sia in termini di rep range, eccetera. Però la mole, l'enfasi, la portata dello stimolo che riesco a dare è caratterizzata proprio dalle effective reps e i failure point, ok? Sono i nostri protagonisti in gioco. Ora, logicamente, se io in uno schema faccio tanto lavoro per ricavare poi poche effective reps e un solo failure point o nessun failure point, sto disperdendo molte energie per ricavare poco. È come se io dovessi gestire un'azienda di aranciata, ok? E dalle mie arance utilizzo degli spremi agrumi che fanno schifo, quindi mi rimane un sacco di succo, mi rimane un sacco di polpa nell'arancia e riesco a ricavare veramente pochissimo succo da ogni arancio. Butto un sacco di arance per avere poco. Ovviamente non è un discorso ottimale. Se utilizzo un rest pause, io lo utilizzo
per accumulare quanto più effective reps e failure point, disperdendo meno energie possibili. Quindi il mio Resposa è in realtà uno spremiagrumi di ultima generazione che mi tira veramente tutto il possibile da ogni arancia, ok? Vedetela così. E difatti il punto è proprio questo, che per un avanzato l'utilizzo delle tecniche di intensità non è un modo per rendere più intenso l'allenamento, è un modo per rendere sicuramente più intensa la serie, perché avrò più stimoli in un arco di tempo, in un lasso di tempo inferiore. Però tra il fare queste 10 ripetizioni più altre 4 ripetizioni più altre 2 ripetizioni, oppure fare 3 serie di pressa per il nostro soggetto, beh, ci passa un mondo. Nel primo caso avrò quindi più o meno un 10 effective reps, perché sono le ultime 4 della prima serie, più o meno, stiamo veramente dando numeri che sono assolutamente imprecisi, però per fare un'idea, le 4 effective reps del secondo cluster e le ultime 2 effective reps dell'ultimo cluster. Dall'altra parte invece avrò 3 serie, per esempio da 10, ipotizziamo, saranno 4 più 4 più 4, saranno 12, quindi effettivamente più effective reps. Però da una parte avrò anche fatto 16 ripetizioni, mentre da quest'altra parte ne avrò fatte 30. Ok? Quindi in realtà il rapporto tra effective reps e ripetizioni totali che ho fatto sarà molto più alto qua, in questo primo caso, utilizzando il cluster set. Quindi disperderò meno energie per avere più stimolo. E questo logicamente favorisce i processi di recupero nell'avanzato, perché per un avanzato il problema principale è proprio quello di riuscire a districarsi tra l'aggiungere delle serie allenanti oppure raggiungere e utilizzare queste tecniche per dare più stimolo. Cioè, l'avanzato nel momento in cui deve aggiungere uno stimolo non è una cosa facile, perché se fa un passo di troppo si brucia subito, perché lavora con carichi importanti, lavora con esercizi comunque pesanti per lui da un punto di vista neurale, da un punto di vista sistemico. Quindi le tecniche di intensità sono un escamotage per migliorare lo stimolo, aumentare lo stimolo che vado a dare, però avere sempre abbastanza energie nel tank, abbastanza energie in riserva per poter adattarsi e poter recuperare bene. Quindi il discorso finale è che utilizzare delle tecniche di intensità, se già con una serie da 10 ripetizioni, da 15 ripetizioni di pressa, non usciamo con le lacrime, cioè non riusciamo a portarla veramente al cedimento completo, allora è inutile, perché vorrebbe dire aumentare le nostre ripetizioni, aumentare le energie che spendiamo per ricavare uno stimolo ancora più basso rispetto a fare una serie semplice ma portarla veramente al cedimento. Quindi da questo punto di vista le tecniche di intensità che sono rivolte a massimizzare lo stimolo, utilizzatele nel momento in cui veramente riuscite a portare al massimo una serie al limite. Ovviamente provatele prima, divertitevi, iniziate a prendere la mano, però la loro vera funzione, la loro vera efficacia è quella di diminuire l'intensità della sessione, aumentarla sicuramente nella serie, ma diminuirla nella sessione per recuperare di più. Sono le tecniche per poter progredire anche quando dobbiamo fare dei piccoli passetti, perché ogni passo falso potrebbe costarci veramente, veramente tanto. Ragazzi, con questo è tutto, spero di avervi dato degli spunti interessanti. Ovviamente ogni tecnica andrebbe e va analizzata a sé, e l'ho analizzata a sé, sia nel videocorso dell'Academy su Rhino Nation, sia nel libro, però merita un discorso a parte, quindi non posso entrare nello specifico in un solo video in tutte le tecniche di intensità. Qualsiasi domanda, come al solito, scrivetela qua sotto, sarò ben lieto di rispondere e ci vediamo nel prossimo video.